Buonasera, Mi benvenuto. sentite? Io Buonasera, perfettamente. direttore. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Buonasera. Una serata tranquilla, casalinga, immagino, no? O i direttori sportivi fanno la vita Casalingo, durante la io sto settimana? alla corte del sole, Ah, quindi ecco, sto qui. è come fosse casa però per voi in Stavo questo guardando momento. Atalanta Napoli. Come vanno male le cose? Hanno male la partita di calcio, quando parliamo di calcio tutte le partite vanno bene. Vanno bene. Ha preso il terzo gol in Napoli, mi sa. Ah, peccato, peccato, peccato. 3-1 dunque per l'Atalanta sul Napoli. Ma noi ci occupiamo delle cose del calcio ascolano. Ieri è stata una partita molto particolare, un'altra rimonta bianconera con il gol segnato in extremis, un punto che si aggiunge alla preziosissima vittoria del Lecce. In definitiva, con l'arrivo di Sottil, l'Ascoli ha perso una sola partita e dunque viaggia con il vento in poppa, lo possiamo dire. Diciamo che viaggia con il vento in poppa, i risultati lo dicono, ma a noi quello che è stato fatto ormai è passato. Nel calcio conta quello che si fa, quindi tutto quello fatto fino adesso è già cancellato. Abbiamo una partita domenica difficile, perché secondo me in Serie B tutte le partite sono difficili, non c'è squadre imbattibili e non c'è squadre battibili facilmente. E quello che posso dire è l'atteggiamento è giusto e su questa strada dobbiamo continuare. E fino ad oggi sono contento. Allora, è opinione comune che nel mercato di riparazione avete operato più che bene, rafforzando la squadra dove andava rafforzata, con elementi motivati, non che quelli che c'erano prima non lo fossero, ci mancherebbe altro, no? Quindi, però, insomma, il gioco con la mano dei Sottil si sta vedendo indubbiamente un altro Ascoli. Allora, io volevo entrare un po' nella professione del direttore sportivo, approfittando di un articolo, un focus tecnico che ha fatto oggi la Gazzetta dello Sport, no? In cui ha spiegato che il ruolo del direttore sportivo, ma soprattutto di chi fa scouting, andando a cercare i giocatori è profondamente cambiato, non si va più in giro, ora si lavora con i dati, con le partite viste in televisione e con Wyscout, no? Che è una piattaforma che mette a disposizione molti dati. Anche l'Ascoli, anche il direttore sportivo Polito sta utilizzando queste nuove tecnologie? Diciamo che quello che dice la Gazzetta dello Sport, che il direttore sportivo è cambiato perché non va sui campi o va su Wyscout, ma sono da un lato d'accordo e da un lato no. Quello che conta di un direttore sportivo è gestire una società. Il direttore sportivo è colui che è l'equilibrio, è quello che debba portare avanti la gestione sia tecnica che gestionale di una società di calcio. Quello che posso dire è che è una figura che ad oggi sta un po' scomparendo, però un po' sottovalutando da tantissimi presidenti, perché oggi c'è quella voglia di sapere, o forse quella arroganza di tantissimi presidenti di capire di calcio dopo appena magari, che ne so, 1 anno, 2 anni, 3 anni che sono dentro questo mondo. Invece io ti dico, a parte il mercato che è difficile e facile allo stesso tempo, dipende tante volte dai budget, da quello che uno ha a disposizione, da quello che si riesce a fare. Il direttore sportivo è il quotidiano. Poi è normale che c'è quello che si aggiorna guardando partite e andando sui campi. Io onestamente sono uno che fino ad oggi ho fatto sempre tutto da solo, perché a Castellammare non ho mai avuto osservatori in giro, mentre qui posso avvalermi di questo. È comunque un'arma in più. Sono abituato sempre a guardarli io, i giocatori. Mi piace che ho tantissimi rapporti in giro, quindi quando tu hai tante persone che in giro ti stimano, tanti rapporti anche di amicizia, perché il calcio è fatto molto di credibilità, è normale che ti arrivano loro a te.
Allora, come tu dicevi, sì, è cambiato fino a un certo punto. Io quando posso vado a vedere partite di calcio, tantissime, e se la notte non dormo mi guardo partite di categorie inferiori. Perché comunque quando parli con addetti ai lavori mi piace che io conosco i giocatori, non mi piace quando mi fanno nomi e non sono a conoscenza. È normale, nei limiti possibili, perché sono uno che... Prima di tutto viene la squadra, perché c'è la gestione di uno staff tecnico, di una squadra di calcio, di uno staff sanitario, e credo che alla base di tutto, e poi dopo viene tutto il resto, e comunque uno deve cercare nell'arco della giornata di aggiornarsi, va bene? Allora, qual è stata la filosofia che ha ispirato la campagna di rafforzamento dell'Ascoli? Da quali ragionamenti siete partiti per andare ad individuare i giocatori che poi sono arrivati? Guarda, io sono partito da un'idea, da quando sono arrivato ho ragionato sempre con molta, molta calma, ho dato tempo a tutti di esprimersi, di dimostrare, non sono arrivato per partito preso, come ho detto il primo giorno ai giocatori, io sono abituato a scegliere i giocatori, no? Perché il direttore sportivo secondo me deve scegliere i giocatori, li deve chiamare e poi diventano come un po' come i figli, no? Come si suol dire, perché poi alla fine li scegli tu e li devi difendere fino alla morte, fino quando puoi. Glielo dissi il primo giorno, qui è per me una situazione anomala, ma nel momento in cui io ho accettato, diciamo, questa offerta di Ascoli, per me dal primo giorno sono tutti uomini miei. È normale che poi strada facendo ho dovuto fare delle scelte, sempre comunque a testa alta, anche parlando sempre molto chiaro ai giocatori, perché a me non piace girare intorno al problema, ma cercare di risolverlo. A volte è meglio una cruda verità piuttosto che prendere in giro un calciatore, visto che siamo tutti uomini, nessuno è stupido. Io anche da calciatore preferivo una cruda verità. Lì per lì il calciatore magari... Visto che ognuno si sente sempre più forte di un altro, questo è il calcio, è così, in una rosa di calcio chi sta fuori si sente più forte di quello che gioca, ma purtroppo è la realtà, è anche un bene. Quindi lì per lì magari sembra che ti fa, dici, ma come, perché io, perché di qua, perché di là, ma alla lunga è sempre quello che dirà, almeno quello mi ha detto la verità. Io dico sempre, non è giusto, magari non è giusto e faccio una scelta diversa, ma oggi la devo fare, magari la faccio sbagliata, ma ho deciso così. Tra Io l'altro ho adesso. pensato di la prima cosa di dare due giocatori per ruolo a questa squadra che magari in quel momento non aveva giocatori, forse non aveva dei reparti completi, ma non voglio giudicare i singoli perché ho fatto delle scelte, quindi quello che ho fatto è quello che ho ritenuto opportuno e ho cercato di alzare un po' il livello. Non è semplice nel mercato di gennaio operare perché è che tu puoi prendere tutti quelli che vuoi perché devi andare a scegliere il meglio tra quelli che non giocavano perché quelli che giocano non venivano da Tra te. l'altro In più avete. avevamo la difficoltà della classifica e ho sfruttato un po' i miei rapporti con tutti quelli che io ho sempre operato negli anni e per fortuna comunque ho sempre mantenuto i miei impegni e è stata un po' la forza nostra per Ecco, la poter, domanda è diciamo, convincere qualche calciatore. sempre in riferimento al mercato, no? Alla professione del direttore sportivo. Credo che un cambiamento nel progettare una squadra, credo sia derivato negli ultimi tempi dalla possibilità delle 5 sostituzioni nell'arco di una partita, perché cambiare 5 uomini significa cambiare mezza squadra dei giocatori di movimento scesi in campo dal primo minuto. Quindi di fatto è una partita lunghissima anche nelle scelte tecniche. Questo influisce nelle scelte di un direttore sportivo? Guarda, io sono abituato un po', non è che io parlo da un esperto di calcio e da direttore sportivo di 20 anni, sono sempre che a volte quando parlo che io abbia inventato il calcio, sempre con grandissima umiltà, ho sempre avuto il mio pensiero perché negli ultimi anni che ho giocato ero molto ferrato su questo mestiere. Io penso che ho sempre cercato di alzare il livello delle coppie, anche con un giovane e un grande, perché comunque il giusto mix prevale su tutto.
volte tu prendi un giovane, magari sapendo di farlo partire alle spalle, ma il giovane forte alla lunga viene fuori sempre lui. Quello è un po' quello che io ho cercato di creare negli anni, perché i due giocatori per ruolo per me sono fondamentali. In più oggi abbiamo la possibilità di cambiare il 50% dei giocatori, come hai detto tu, perché alla fine sono il 50%. Certo. E questo tantissime volte, anche mentre prima la formazione iniziale, titolare, aveva una valenza, dici, ma come mai giocano questi perché sono i più forti? Oggi forse devi anche valutare che a partita in corso dei giocatori che hanno più qualità, perché magari le squadre si allungano oppure allo stesso tempo si chiudono, come è successo ieri, un Bidawi magari ti ha risolto la partita. Se l'avessi fatto giocare dall'inizio, sostituendolo, possibilmente non avevi giocatori che avevano quelle qualità, quindi questo è un poco il rovescio della medaglia, Il però poi ci collega due del cambi resto del bisogna Carlino essere, avere Massimiliano, le rose ampie, vai. il collega del resto del Carlino Massimiliano Mariotti, prima di cominciare la trasmissione, mi ha raccontato un aneddoto e allora gli chiedo anche di fare la relativa domanda al direttore sportivo Polito. Buonasera direttore, no, Buonasera. io le volevo chiedere se si ricorda di me, sono quello che gli piace il mercato, alla conferenza di presentazione. Le feci molte domande su questa tematica. No, ieri sera mi ha fatto sorridere quando, nei momenti concitati del calcio di rigore, con quella splendida giocata di Bidawi, lei ha un po' esultato, forse ce l'aveva con qualcuno, magari chiedeva al giocatore di farli più spesso questi movimenti. Ma guarda, sai perché? Perché ci sono dei giocatori tipo Sufyan, no? Per me Sufyan da avversario, anche quando giocava, era devastante. Lo sai, quelli che ti rimangono un po' impresso, no? È uno che quando ti punta, io faccio una media, su 3 volte che ti punta Sufyan, una volta si libera e ti va al tiro, poi magari lo sbaglia. Un'altra volta gli porti via la palla, ci sta, ma la terza volta ti fa gol. Quello è un po' quello che io chiedevo a un giocatore così, più volte punti, più possibilità hai di andare al gol. E quello che chiedevo magari che anche Oliver con quei grandissimi sinistri andare più volte a cross, perché comunque a un certo punto eravamo 5, 6, 7 in area, no? E questo è un po' quello che si chiede, poi in quei momenti siamo sempre presi dalla gara e si soffre tantissimo. E non hai tantissimi modi per sfogare, soprattutto da direttore sportivo. Però Sufyan ha fatto quello che è nelle sue corde. Sufyan, avremo modo che raggiungerà quanto prima la condizione fisica al 100% e sicuramente ci risolverà tantissime partite. Per me è un top in questa categoria in un modo incredibile. Qui con noi abbiamo un direttore sportivo storico del calcio italiano, l'avvocato Enzo Lucifora. Enzo, Stucca, che tanto mettere obbligatorio il che vuoi calcio, dire mi al nostro faccio direttore? sistemare. E volevo dire innanzitutto che sottoscrivo tutto quello che ha detto, le analisi professionali che ha fatto, le condivido tutte, sia sotto l'aspetto gestionale, programmatico, di rapporti, di equilibri, perché sono le cose giuste di un direttore sportivo in una società moderna. Mi dispiace, l'ha sottolineato anche Polito, che i presidenti una volta, soprattutto ai tempi miei, tenevano in alta considerazione i direttori sportivi dell'epoca, dai Sogliano ai Moggi, ai Landri, ai Governato, i Pelinetti, eccetera, eccetera. I presidenti ci tenevano in grande considerazione. Poi i direttori sono stati sostituiti dai procuratori perché i presidenti hanno preferito avere questi consulenti e la professione del direttore sportivo si è un po' appannata. Io sono contento che giovani come Appolito dimostrano carattere, temperamento e quindi si affermano nell'ambito societario, dimostrando professionalità. E vedere il calcio per come lo sta vedendo Polito, perché è difficile il lavoro che ha fatto lui. Io l'ho fatto per anni e anni, per quasi 40 anni, quindi so bene quanto è difficile cedere 13 giocatori a quest'anno 14 e fare un mercato
veramente faraonico come ha fatto lui, faraonico nel senso di difficoltà, di numero, anche perché c'era nel mercato di gennaio, non c'era l'offerta che c'è nel mercato estivo, quindi lavorare a gennaio con questi numeri veramente è un lavoro immenso, e quindi complimenti anche per questo. I risultati lo stanno premiando a Sottil, stanno premiando a lui, e mi fa piacere perché vedo che esistono ancora i giovani direttori sportivi che hanno una visione del calcio come l'avevamo noi negli anni 80, 70 e 90. Oh, io al direttore Polito voglio far vedere adesso velocissimamente un video che è piuttosto importante, insomma, perché testimonia quanto è accaduto ieri ad Ascoli prima della partita, con i tifosi che, dovendo restare assolutamente lontani dallo stadio, però hanno voluto comunque essere vicini alla squadra in un altro modo. Vediamo come. Forza dai picchiare, forza dai picchiare, bianco neri, vincere, vincere, vincere. Assolutamente emozionanti queste immagini, e io credo che se è mancato qualcosa in questa prima parte della stagione per i giocatori, per il tecnico, per tutta la dirigenza, anche per lo staff, è mancato il rapporto con i tifosi, che ieri finalmente hanno fatto qualcosa, nel senso sono stati vicinissimi, si sono ritrovati, e per la prima volta la squadra ha sentito il calore, sì, di questa piazza, che fin qui insomma non è stato possibile dimostrare. Allora, lei è a contatto con il gruppo, non so se era sull'autobus della squadra ieri sera, che sensazioni hanno provato i giocatori, anche voi stessi dello staff tecnico e dirigenziale? Allora, innanzitutto voglio ringraziare il direttore, visto che poi abbiamo sviato su un altro argomento, e lo ringrazio pubblicamente, perché comunque è un uomo che ha fatto calcio per tantissimi anni, ha i capelli bianchi e mi può insegnare tanto. Direttore, quello che dico è che sapevo cosa volevo, e nel mio mestiere al primo giorno dissi: non faccio il consulente ma faccio il direttore sportivo. Però alla base di tutto devo ringraziare un patron, io ma tutta Ascoli, che vi posso garantire, e questo ne va orgoglio tutta la città, non ha mai, mai obiettato di una scelta, e nonostante ciò avessimo almeno 12-13 giocatori in esubero. Dal primo giorno che ho preso Sufian Bidawi, da finire a Dionisio e tutto il resto. E questo per una città e per una società è fondamentale. È normale che poi dopo a tutto questo c'è una fiducia da parte del direttore, che comunque gli ha fatto capire che io non sono per sperperare, sono per costruire, e se ci abbiamo del tempo portare anche un po' di una linea ancora più, cercare di stringere anche i costi, perché non mi piace distruggere, mi piace cercare di portare delle idee, visto che abbiamo tantissima gente anche di gira per noi, andare a cercare giocatori anche in Serie C, costruire una base per poter creare qualcosa di importante in futuro. Vediamo, io
Lavoro sempre come se ci fossimo per 5 anni qua, poi lo so che nel calcio fra un mese magari non ci siamo più, è la verità, ma il mio ragionamento è stato sempre questo. Cerco di avere sempre un rapporto molto diretto con la proprietà, in questo caso col patrono, e quindi ci tengo a dirlo, ma ci tengo veramente perché so io quello che ho passato in 1 mese e mezzo e lui è stato la mia grandissima forza. E poi tutto il resto, anche la città, e per quello che poi mi avete mostrato. Vi posso garantire che io ho giocato in tantissime città, anche molto calorose, lo sapete, Catania, Bergamo, eccetera. Ma la passione che ha questa città per questa maglia è qualcosa di indescrivibile. Quello che è stato ieri è stato manco il 5% di quello che nutre la città per questa maglia, ma è rarissimo. Io non ho mai visto neanche tanta attenzione, anche per un direttore. Io giro a volte a semafori, mi fermano. Mai, 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 dico la verità. E questo è sinonimo di grande senso di appartenenza, di che questa città vive di calcio. E non potendo assistere alla gara, soffro 2 volte. E quindi quello che stava succedendo nei primi 5 mesi è qualcosa che la città non meritava. Questa è una delle città più antiche d'Italia, una delle piazze più antiche d'Italia. E merita un palcoscenico diverso, quelle che ad oggi i miei giocatori e i vostri giocatori e i nostri beniamini stanno cercando di rimediare con un grandissimo, ma grandissimo senso di appartenenza. E da questo ringrazio anche il mister e tutto il suo staff, che vi posso garantire, allora alle 9 del mattino, alle 20, sono al centro sportivo cercando di migliorarsi. Comunque facendo come ognuno di noi, anche io ho fatto errori e farò ancora errori, ma cercando anche se per il bene, sempre per il bene dell'Ascoli Calcio. Siamo qui, viviamo alla Corte del Sole, che è un posto meraviglioso, di persone meravigliose che ci ospitano e ci fanno sentire a casa e per poter, diciamo, dare il massimo per questa città. E quindi quello che hanno mostrato ieri i tifosi, i giocatori l'hanno sentito. Anche se non hanno potuto, non sono riusciti a portare 3 punti, ma quel pareggio al 95esimo forse può valere anche più di 3 punti. Dobbiamo continuare su questa strada, con questo piglio, e sono sicuro che con questo atteggiamento riusciremo a portare a casa quella salvezza miracolosa. Allora, ancora un paio di domande e poi la lasciamo, direttore. Una è quella che riguarda Cavion, la situazione di Cavion, un giocatore importante che però insomma ha fatto le bizze l'estate scorsa, le ha fatte ancora adesso. La situazione con lui qual è? Un giocatore completamente perso? E poi un accenno a Ninkovic, anche come sono andate le cose. Guardate, Gavion, ne ho già parlato, non voglio neanche prolungarmi, ho detto tutto con la massima schiettezza alla prima intervista post mercato, come mi ero promesso. È un giocatore che è stato debole in quel momento e che comunque sono ragazzi che a volte non si rendono conto che pronunciarsi o sbagliare a parlare cosa possono creare. È anche dovuto che lui stava per cambiare procuratore, non si trovava, ha cambiato procuratore, si è trovato in una fase sbagliata. E ti dico che io in quel momento me la sono presa veramente in un modo incredibile, perché la squadra aveva bisogno, eravamo a corti, cortissimi in mezzo al campo, e lui comunque mi ha mostrato comunque l'intelligenza di dire ho sbagliato, anche io non dico che loro sbagliano in malafede, perché io da calciatore ho fatto anche di peggio, però ci sono momenti e momenti, in quel momento lì non andava fatto, è rimasto fuori, dopo io ho mantenuto una linea perché ho dato forza al gruppo, adesso lui è un giocatore che si allena a parte, sta lì, e purtroppo per ora non c'è spazio, domani mai dire mai. Per ora è così, poi vedremo in futuro quello che succederà. È un giocatore che è sotto contratto con noi fino a giugno, quindi siamo tranquilli, adesso siamo a posto. Ripeto, non voglio prolungarmi sul discorso, ho già detto tanto, e va bene così. L'ultima domanda della Mentre nostra per Giovanna. Ninkovic, Ah, Ninkovic, è vero, scusa. infatti mancava questa Mancava risposta. Ninkovic, è vero. Ma Ninkovic, purtroppo io non ho avuto il piacere di conoscerlo. Ho provato, sono stato in videocollo con lui una volta,
Ho parlato diverse volte col procuratore, nel senso che io volevo anche aspettarlo, ma comunque dovevamo rivedere un po' la situazione anche contrattuale sotto questo aspetto. La ragazza non aveva data apertura. E poi, siccome io tengo tanto al gruppo, tengo tanto ai principi, non volevo comunque andare a interagire o a sbagliare, ho preferito che lui facesse la sua strada come ha sempre desiderato. Andare altrove, abbiamo trovato questa alternativa. In bocca al lupo a lui, ormai non andiamo avanti nella nostra strada. Giovanna, l'ultima domanda. Sì, io avrei una piccola curiosità, direttore. Come è riuscito a convincere Dionisi a venire all'Ascoli? Qual è stata... Ma guarda, Federico Dionisi è stato un mio compagno di squadra a Salerno. Ah, quindi avete giocato Però io a insieme. Salerno ero un giocatore che venivo dalla Serie A, avevo accettato Salerno perché ero nato lì calcisticamente. Ed era uno dei più grandi, no? Lui era un ragazzo, è arrivato, aveva forse 22 anni, Federico. È normale che quando tu da compagno di squadra hai un atteggiamento sempre positivo, perché poi parte tutto da lì. Non è un semplice compagno di squadra, perché sai, negli anni poi i compagni di squadra tante volte uno non si ricorda neanche con chi ha giocato, dico la verità. Però chi ti ha lasciato un segno forte è la stima che hai, rimane per anni e anni e anni, anche se non hai rapporti di, che ne so, per sentirsi telefonicamente. Io sapevo bene che Federica avesse una grossissima stima in me e io in lui. Quando ho provato, ti dico la verità, non avevo tantissima fiducia di poterlo portare a termine perché la classifica non ci aiutava e lui era un giocatore per me. Io non penso che sono stato bravo a prenderlo, ma chi non l'ha preso, ma qualsiasi squadra Anche in perché lui questa sta diventando categoria veramente un avesse giocatore. bisogno di Federico Dionisi. Ma sapete cos'è? Che Federico Dionisi, a parte il calciatore che per me è un top, ma è un top lo dico a voce alta, è un giocatore di carisma e quando hai carisma, hai personalità, non male devi essere bravo anche a gestirlo, ma lui è di una professionalità incredibile. Certo, il rapporto ci aiuta tanto. In campo lui è uno che riesce a trascinare prima la squadra e comunque mette sempre sudditanza mentale, che per me è fondamentale, la squadra avversaria, ma gli arbitri... In 2 volte che abbiamo giocato in casa, vi posso garantire che tutte e 2 volte l'arbitro ha voluto parlare con Federico Dionisi. Questo ti dice un poco tutto, no? La squadra aveva bisogno di personaggi forti, e comunque la squadra aveva bisogno di riferimenti forti, e io ho pensato subito a lui e lo ringrazio per avermi dato fiducia. E poi alla fine, e come disse al primo giorno a lui, non sono io che indovino Federico Dionisi. Federico Dionisi non ha bisogno di presentazione. Quello che No, basta vederlo io sul chiedevo a campo. lui... Cioè, Era veramente. comunque, io volevo la persona di Federico Dionisi, perché poi lui è, come ho detto prima, un giocatore carismatico, un top per la categoria, quindi a 32 anni non è che io sono stato un mago, Ho solo pensato a lui perché era più forte di tutti. E Per ci sono chiudere, riuscito. vediamo se ci dà la notizia. Massimiliano ha una domanda, è l'ultimissima, giuro. No, io chiedo al Va direttore, bene. le chiedo chiaramente una domanda di mercato. Cacciatore Non quando... fa mercato Massimiliano, perché tu fai sempre mercato. Eccolo. Cacciatore quando lo ufficializza? Guarda, adesso ve lo dico ufficialmente di calciatore. Cacciatore io per eccesso di zelo, visto che siamo in un momento molto critico, sappiamo che da un giorno all'altro rischiamo sempre di perdere qualche calciatore, perché comunque noi siamo in base da questo virus, sì, nella vita normale, no? Calciatore è un giocatore che stesse al 70% sarebbe un valore aggiunto, anche lui prima come uomo e poi come calciatore. Io sapevo che quando l'ho chiamato lui aveva avuto un piccolo fastidio perché lui si allenava con la Virtus Verona. Questo calciatore per la massima professionalità che lo contraddistingue, lo dice la carriera, a Natale lui è andato a correre per strada e ha avuto un piccolo fastidio al polpaccio. Quando è arrivato qui, me l'ha detto il primo giorno, io l'ho lasciato nella massima, massima tranquillità. Avendo già un accordo, non è ancora al top, non sta ancora bene. Come gli ho detto a lui, io ti lascio stare, è anche una questione anche umana, adesso me la sono presa personalmente. Recuperare se lui riesce a recuperare. Qualora lui riuscisse nei tempi, lui ha già un contratto pronto. Proprio come sfida tra me e lui, e lui ci tiene tantissimo, vi posso garantire, ragazzi, che non è mai andato a casa, non è stato un giorno che ha staccato, si sta curando e può essere un elemento in più, perché
perché non è che noi siamo senza i giocatori. Il ragazzo sta dando disponibilità, lui a me, io a lui, e con lo ringraziamento dello staff tecnico che comunque gli sta vicino, e riuscire a metterlo in piedi. Se qualora riuscissimo, per noi è un valore aggiunto andare a completarsi in un organico ormai già definito. Ok, così siamo chiari bene, su Fabrizio Cacciatore. Bene, bene, bene. Io ringrazio il direttore sportivo Ciro Polito per la grande disponibilità. Credo che questa è la sesta stagione che faccio questa trasmissione. È il collegamento in assoluto più lungo che abbiamo mai fatto e quindi lo ringrazio per la disponibilità. Mi sentite? Sì. Ho detto, mi avevano detto 10 minuti, però poi pure io quando inizio a parlare mi prolungo, o mi faccio prendere, no? Quando parliamo di calcio è sempre un piacere. Voglio ringraziare tutti voi, voglio fare un saluto grosso a tutta la città di Ascoli, visto che tutti vivono di calcio, dai più piccoli ai più grandi, e speriamo che tutti noi insieme possiamo raggiungere quella salvezza quasi insperata fino a dicembre. Ce la metteremo tutta. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Bene, con questo augurio congediamo il direttore dell'Ascoli, Ciro Polito, che veramente è stato molto disponibile, lo abbiamo tenuto veramente tanto a lungo. Grazie, buona serata.